Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuovo video per la rubrica musicale Press Play e vi parlo delle 10 canzoni più scaricate dell'ultimissimo periodo. Ho trovato la classifica delle top 50 in Italia su Spotify, ma voglio parlare con voi delle prime 10 canzoni in classifica per vedere un po' se le conosciamo oppure no. Io la maggior parte delle canzoni di questa lista non le conosco e le devo andare ad ascoltare. In caso vi piacesse qualche canzone o volete ascoltarla ex novo proprio, vi lascio tutta la lista giù nell'info box, quindi andate a sbirciare. Parto subito con questa classifica. Al primo posto per adesso c'è Trapano di Madman, che io sinceramente ragazzi non conosco. Andiamo ad ascoltare. No ragazzi, non è assolutamente il mio genere, come fa ad essere prima in classifica, io non lo so. Passiamo alla seconda canzone, che è La legge del più forte di Tedua e Chris Nolan. Anche questa, ragazzi, io non la conosco. Ho detto che tira fuori i coglioni, no, non intendevo tutti presentarsi con quei mentecatti dentro i soci. Voli nel bicchiere, mogli, mo che il mondo gira, muoviti a vedere da ogni prospettiva. Per la giungla sputa bacche velenose, non parli di cocaina, l'architetto perché è fortunato. Ragazzi, io non ce la posso fare. Se è veramente questa la musica che ascoltano i ragazzi di oggi, siamo messi veramente male. Andiamo alla terza canzone, che è La musica non c'è di Coez. Questa io l'ho ascoltata, cioè non è che l'ho ascoltata, l'ho sentita qualche volta alla radio e devo dirvi che a me sinceramente non piace più di tanto. La vedo un po' una lagna questa canzone, però ascoltiamola un attimo per vedere se anche voi la conoscete. Questa sinceramente è quella che delle prime tre riesco ad accettare di più, però non è il mio genere. Al quarto posto c'è Irraggiungibile di Shade featuring Federica. Federica, fatemi sapere se è quella di Amici, credo di sì, e credo anche questa di averla ascoltata qualche volta, però adesso non mi sovviene. Allora, devo dire che la voce di lei a me piace abbastanza, è una bella voce, una voce limpida, una voce particolare, però ragazzi, a me queste canzoni non piacciono, cioè mi sto rendendo conto che seriamente in Italia sforniamo dei pezzi assurdi. Se pensiamo che gli One Direction sono nati come boy band, però si sono divisi e hanno avviato dei percorsi belli e coerenti, mentre in Italia non si avvia niente, mi viene proprio male. Andiamo avanti, quinto posto c'è Giovane fuori classe di Capo Plaza Ava, una roba del genere. Tra l'altro mi sono resa conto adesso che sto facendo la classifica dall'1 al 10, mentre dovevo farla dal 10 all'1, però perdonatemi, la prossima volta focalizzerò che è bene andare dal decimo posto al primo posto. Non toccare me la mia famiglia, sto tranquillo che fumo vaniglia. Ma perché queste canzoni? Forte siamo i primi in pista, giovane, 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 fuori classe. Giovane, 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 fuori classe. Questa direi che non mi piace affatto, che poi tutti uguali adesso, sti rapper, tutti con la stessa, con lo stesso tono di voce, tutti con la stessa cadenza, due balle immense. Mi sento un po' Maramayonchi, due balle, insomma, una cosa del genere. Allora, al sesto posto abbiamo Rockstar di Post Malone e 21 Savage.
credo si dica così, anche questa mi pare di non averla mai sentita, ma andiamo ad ascoltarla insieme. Madonna ragazzi, perché? No ragazzi, a me questa piega non piace affatto. Settimo posto, Camila Cabello and Young Thoughts con Havana. Sentiamola. Direi che questa va già un po' meglio ed è al settimo posto, parliamone. Ottavo posto, cioè Sconosciuti da una vita di J-Ax e Fedez. Questa la conosco, però a me non piace il duo J-Ax e Fedez. Mi dispiace, ascoltiamola. Alla nona posizione troviamo Perfect di Ed Sheeran. Questa non credo di conoscerla, ma Ed Sheeran di solito non mi delude mai. Vediamo un attimo. Insomma, Ed Sheeran non delude mai, devo dire, una ballata semplice, carina, sì, ci può stare. Decimo posto con What Lovers Do dei Maroon 5 featuring S.S.A., una roba del genere. Una canzone da negozio di vestiti, anche Maroon 5 si sono dati alla moda. Io devo dire che queste canzoni non mi piacciono. Le uniche due canzoni che mi sono piaciucchiate di più sono quella di Camila Cabello e quella di Ed Sheeran. Le altre no, ragazzi, non ci siamo proprio. Fatemi sapere qua sotto con un commentino voi che cosa ne pensate di questa classifica delle prime 10 canzoni più ascoltate e più scaricate del momento. Io spero vivamente che tutto ciò cambi, perché non si può andare più in basso di così, secondo me. Io vi mando un bacione gigante, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like se è così e ci vediamo alla prossima. Ciao!